Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. In questa nuova parte andremo a battere ufficialmente Fiammetta, la capopalestra di Cuor di Lava. Quindi, senza indugiare oltre, go, dentro la palestra. Troveremo il solito uomo, qui all'angolo. Ehi, come va Dark, futuro campione? La capopalestra di Cuor di Lava, Fiammetta, usa Pokémon di tipo fuoco. La sua passione per i Pokémon è più ardente di un vulcano. Se ti avvicini troppo ti brucerai. Getta acqua sul fuoco. Non ho Pokémon di tipo acqua, quindi good job Dark. Ok. Giù. Oh mio Dio. Cadiamo giù non so dove. Salve, che succede qui? Oh, abbiamo dell'acqua tipo come se fosse una sorgente termale, una roba simile. Ok, dove mi porti? Ok, cos'è quest'altro? Oh, questo mi fa cadere di nuovo giù. Mi fa arrivare in una seconda metà. E tu saresti un allenatore? Sì, è sbucato fuori dall'acqua. Sono su di giri, presto, facciamo una lotta! Ok, subito, andiamo, lottiamo! Parte la sfida di Antimo Ninja Boy. O Antimo, non lo so. Possiede un Koffing! Quindi entriamo in campo con Mynectric. Allora, non userò, molto probabilmente non userò, Sceptile, per evitare che magari vada KO inutilmente. La probabilità che usi Mynectric e Swallow è tanta, quindi penso di arrangiarmi con loro due. Bene, Koffing va KO, quindi abbiamo la possibilità di andare avanti. Grazie. Ero così su di giri che adesso mi gira la testa. Molto simpatico, oserei dire. Allora, non so se andare... Boh, saliamo qui. Vediamo un po'. Cosa c'è? Io non vedo praticamente Fiammetta. E non posso salire. No, caspita. Sono di nuovo al punto di partenza. Allora, un attimo. Ragioniamo su sta palestra che mi sembra parecchio strana. Magari saliamo di qua stavolta. Sì, mi sembra parecchio strana. Ok, questa parte non si può praticamente raggiungere. No, non c'è niente da fare qui. Quindi dobbiamo riscendere per andare proprio in quel punto in cui magari ero salito poco fa. Quindi qui. Esatto. Saliamo. E sfidiamo lui. Salve. Wow, ai, come scotta. Ok, parte la sfida di Valentino Brandifuoco. Possiede due Pokémon, il primo è Namel. Ciao Namel. Allora, con Mynectric sono un po' svantaggiato, quindi mi conviene magari sostituire il Pokémon e mettere Swallow. Sì, mettiamo Swallow. Ok, eccoci qui. Namel usa lava sbuffo, ottima mossa di tipo fuoco, davvero ottima, ed è riuscito anche a scottarmi, quindi, oh grazie mille, proprio un gesto d'oro da parte tua, non dovrei proprio farlo. Vai, ok, era assalto, KO Namel. Ultimo Pokémon del Brandifuoco, chi è? Chi sarà? Slugma, quindi sì, continuiamo con Swallow. Attacco rapido e zam zam. Sì, ok. Allora, è fatta anche con quest'altro allenatore, quindi vinciamo su Valentino Brandifuoco. Il sudore negli occhi mi ha accecato. Veramente i Brandifuoco non hanno gli occhi, sono un po' come Brock, hanno proprio gli occhi sbarrati. Allora, sì, dovevo un attimo curare con la cura totale, che ho già, il mio Swallow, magari rimetterlo un pochino in sesto, grazie a questa gassosa acquistai in qualche episodio fa. Ok, ci siamo. Scendiamo da questa parte, come poco fa del resto. A questo punto conviene risalire qui, sì. Mi sa che è questo. Saliamo al centro e... dove siamo?
No, mi sa che non c'è altro. No. Devo riscendere per raggiungere questa parte qui. Esatto. Devo praticamente battere lui. Ehi, fatti parlare. Caspiterina. Ok, un altro brandifuoco. Sto cercando di alleviare lo stress, non venire a peggiorare la situazione. E chi ti tocca? Parte la sfida di Ugo Brandifuoco. Possiede uno slagma. Ok, posso comunque affrontarlo con Mynectric, quindi sì. Stay strong. Sempre forte Mynectric, vai e usa Scintilla, carissimo. Efficace e stavo quasi per mandarlo KO, ma ricordiamoci che è una mossa speciale, quindi magari... Quindi magari niente. Attacco rapido. Via, KO Slagma, inoltre l'ho pure paralizzato. Ok, sì, ci siamo. Vinciamo su Ugo. Spero che Fiammetta tirosoli per bene. Rosoli o roso... Vabbè, comunque sia. Rosoli, comunque. Allora, qui abbiamo un'altra allenatrice. Sarebbe una combat girl. Ok, lotterò con te. Insomma, una tipetta snob che ci sta solo facendo un favore. Flavia combat girl possiede Meditite. Dunque, vai con Mynectric. Solitamente le combat girl possiedono tutte Meditite. E non è di certo una novità. Va bene comunque. Meditazione? Sì, continua. Boostati inutilmente perché tanto sono comunque più veloce io e uso raggio scossa. Chiaro, understand. E zam! KO Meditite. Allora, vinciamo anche sulla combat girl. Adesso dovrei decidere se scendere da questo lato. Questo lato. O quest'altro lato. Io opterei per questo. Vediamo un po'. Se c'è un'allenatrice ci sarà pur un motivo. E magari... Allora, qui lo so che c'è un... Sì, era più che evidente. Hai abbassato la guardia. Tecnica ninja della cortina di fumo. Ok. Parte la sfida di Flavio Ninja Boy. Possiede Coughing. Bene, Coughing. Mynectric. Mynectric. Coughing. Facciamo Scintilla su Coughing. Sì, non lo mando KO. Ti prego, non mi ha avvelenato. Mamma mia, quanto... Sono troppo sfortunato, giuro. Sono troppo sfortunato. Continuiamo la lotta con Raggio Scossa. Ok. Via. Perché sì, diciamo che questo episodio sarà pieno di lotte, proprio pieno. E quindi nulla, saremo impegnati a 360 gradi. Adesso suppongo sia centrale, volete vedere? Mi sa di sì. Sì, è centrale. Ragazzi, siamo... No. Non siamo... Mi prendi in giro? No, dico io, mi prendi in giro. No, non è proprio questo, ma mi sa che è quello a destra. Cavoli però. Ero tipo così felice. Sì, siamo arrivati da Fiammetta, invece no. Boh, mi sa... Sì, mi sa che è questo. Allenatore, la tua squadra saprà resistere agli attacchi ardenti dei miei Pokémon? Sì, dai. Non sono così pessimista. Gerald, fantallenatore. Vai con Slagma. Diciamo che più o meno avete tutti quanti gli stessi Pokémon, quindi non abbasso la guardia, sto tranquillo. Dunque, Mynectric mio. Sono comunque più veloce grazie al Rapid Artigli. Comunque, vabbè, non ne dubitavo. Raggio Scossa, aumentiamo il nostro attacco speciale. Subito dopo mi conviene attaccare con... Aio, aio, che male. Mi ha fatto malissimo. Vabbè. Uffi però, pensavo ad arrivarci. Vabbè, fa niente, dai. Dai con Swallow che sta a livello 35, tra l'altro.
Pokémon con cui potrei fare male tutti. Potrei distruggere ogni cosa. State attenti, molto attenti. Allora, ultimo Pokémon del Fantallenatore. Kecleon! Oh mio Dio, non lo vedevo da secoli, tipo. Ed è la prima volta che lo vedo qui su Pokémon Zaffiro Alpha. Quindi, Pokédex, sai cosa fare. E zam zam su Kecleon, che resiste. Kecleon dalla ottima difesa. Usa lacerazione, non mi fa tantissimo danno perché comunque è una mossa di tipo normale. Usiamo quindi all'acciaio. Variamo un po'. Sì, va comunque KO. Ok. Livello 36 per il nostro Swellow. E nulla. Linoon sale a livello 27 e vorrebbe prendere Cedi Regalo. Che mossa è? Chi la usa consegna il proprio strumento al bersaglio. Se questi ne è sprovvisto, sarebbe una mossa generosa. Ma no. A parte che non lo userò comunque, Linoon, però. Le mosse della mia squadra non scottavano abbastanza. Eh già, a parte che Kecleon non ha completamente usato una mossa di tipo fuoco. Sì, esatto. Allora, Fiammetta sta proprio qui. Dovrei scendere per quest'ultimo... per quest'ultima botola, per poi battere lui e risalire un'altra volta per arrivare finalmente da Fiammetta. Quindi sì, ok. Parte la sfida di Andy Brandifuoco, che manda Namel. Allora, dato che non ho più Minectric come primo Pokémon perché è andato KO, cavoli, c'è Sceptile, però voglio provare ad usare doppio colpo. Magari mi va anche bene. Non proprio. Esatto. Sapevo resisti. No, no, vampata no. Oh, vampata no, vampata no. Resisti, resisti. Ok, resisti Sceptile. Bravo. Per concludere siamo schianti. Cavoli, non puoi evitare l'attacco. No, 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 puoi evitarlo. Perché? Oh, mannaggia. Vai con doppio colpo, non si sa mai, un'altra volta. Via, dai. KO Namel. Dunque, ragazzi. Sì, abbiamo avuto la meglio su Andy. Gioca col fuoco e ti brucerai. Il solito detto. Vabbè. Comunque, qui cosa abbiamo? Cos'è? Ma è una botola con l'acqua questa? Sì, siamo comunque da Fiammetta. Quindi, ragazzi. Fiammetta capo palestra. Dovrei fare una piccola cosa. Iperpozione non mi sembra necessaria. Dovrei avere una... Allora un attimo. Ho tante pozioni, quindi magari uso queste. Ok. Tanto non mi serviranno più... più a nulla, perché non mi ci curo di certo con le pozioni. E ho anche l'ultimo revitalizzante che mi servirà per riportare in vita il mio carissimo Minectric. Quindi, pozione. Va bene così, dai. Ok, ragazzi, direi che io sono prontissimo per provare a battere Fiammetta. E allora, battaglia sia. Fantastiche animazioni in 3D. Ecco qui Fiammetta. Benvenuto! Oh mio Dio. Cioè, volevo dire, allenatore in erba, complimenti per essere riuscito ad arrivare fin qui. In qualità di... che succede? No, aspetta, sono Fiammetta, la capopalestra. Non osare sottovalutarmi, nonostante sia capopalestra solo da poco. Con le abilità ereditate dal mio nonno, ti mostrerò mosse di tipo fuoco assai raffinate. Yeah! Fantastica. Ok. Parte la sfida di Fiammetta capopalestra di Cuor di Lava. Il primo Pokémon a mandare in campo sarà Slugma. Eccoci qui.
E allora dai Mynectric. Dunque, fiammetta, abbastanza simpatica delle animazioni, mi è piaciuto. Caspita, Slagma evita l'attacco, iniziamo proprio bene. Però sì, ok, usa. Si inizia a proteggere. Sono comunque più veloce io e uso stavolta raggio scossa. Dai, aumentiamo il nostro attacco speciale. Slagma usa vampata. Mossa parecchio forte che mi fa tanto, ma tanto male. Stavolta provo ad usare scintilla, vediamo un po'. Dovrebbe avere più effetto dato che il mio attacco speciale appunto è aumentato grazie a raggio scossa, quindi fa stab. Quindi nulla, livello 30 per Mynectric. La prossima mossa è scarica. Oddio, scarica. Cavoli ragazzi, scarica è un'ottima mossa. Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Sì, può anche paralizzarli. Però Mynectric è speciale, cioè non so fino a che punto mi potrebbe servire scarica. Però non lo so. Ho già due mosse che sono parecchio... Allora, raggio scossa che aumenta l'attacco speciale e scintilla che fa stab subito dopo. Ed è già una combinazione buona e stabile. Morso magari mi serve anche per variare, dato che toglie 60. E attacco rapido per attaccare prima, subito. Non lo so ragazzi, non lo so. Vabbè, però comunque non è che attacco rapido mi serva così tanto, dai. Non è una mossa che particolarmente preferisco, anche perché andrà comunque via, tranquilli. Quindi, sì, mi permetto di fargli apprendere scarica. Allora, Namel, prossimo Pokémon, sì. Mi conviene sostituire, sì. O magari no. Sì, uso morso. Sperando di fare danni. Dai. Ok, sì, fa danno. Fa danno. Anche parecchio. Quindi, ok. Continuiamo a lottare così. Stiamo andando parecchio bene. Continuiamo ad usare morso. Penso che l'ultimo Pokémon sarà un po' più forte, dato che il terzo dà sempre la batosta finale. Però tranquilli, scialla. State freschi. L'ultimo Pokémon è Torkoal. Torkoal. So imitare perfettamente il verso. Mi stimo. Allora, vai con Swallow. Quindi è Torkoal sia. Tra l'altro Torkoal è possibile... sì, potremmo catturare Torkoal al cammino ardente. Quindi, sì, è un altro ottimo Pokémon da andare a catturare. E nulla, va bene. Cerchiamo di concludere con Air Assalto, ma attenzione, Torkoal ha una difesa parecchio potente e massiccia. È un attacco che fa male. Fa male, sì. Allora, un momento. Mynectric ci sta ancora. Posso provare ad usare di nuovo Air Assalto, ma non vi assicuro niente perché secondo me Swallow va KO. Faccio soltanto un po' di danni. Intanto lui continua ad usare Vampata e diminuisce di certo le sue statistiche, ovvero l'attacco speciale. Ma l'attacco speciale c'entra ben poco con ciò. Quindi nulla, va bene. Ritorno con Mynectric. E morso. Morso è la miglior cosa momentaneamente. Ok, sono sicuro che possiede qualche pozione, super pozione, iper pozione, qualsivoglia. Non lo so. Mosse di tipo elettro non sono ben accette. Vediamo un po'. Eh sì, perché se uso morso comunque non lo mando KO. Guardate un po'. Corpo scontro. Mo tipo mi schiaccia. Aio. Mi ha fatto male. Comunque sia, è un Torkoal a livello 28. Eh sì, lo sapevo. Iperpozione, vai. Torkoal si ricarica del tutto. Sì, ma non so che devo fare. Non mosse di tipo elettro. Sì, vanno comunque, però
Cavoli. Cavoli. Ok. Quella che avete visto era scarica. Ragazzi, non me l'aspettavo. Pensavo facesse poco danno. Va bene, comunque sia, vinciamo su fiammetta. Accidenti, ho perso perché ero troppo tesa. Non è un buon motivo. Non sei giustificata. Accidenti, sono diventata capopalestra solo da poco. Forse ho voluto strafare. È meglio che lotti secondo le mie capacità e col mio stile. Altrimenti anche la mia squadra si troverà nei guai. Ti ringrazio per avermelo fatto capire. Ecco a te. Ecco, questo è per te. Oh oh, otteniamo la medaglia fiamma, se non erro. Fantastica questa medaglia. Sì, sì. La medaglia fiamma da fiammetta. Con la medaglia fiamma ti obbediranno tutti i Pokémon fino a livello 50, compresi quelli ottenuti tramite scambio. Inoltre potrai usare la mossa forza che fuori dalla lotta. Ecco, un altro dono per la mia gratitudine. Ti prego di accettarlo. E otteniamo la MT50 che contiene Vampata, un'ottimissima mossa che diminuisce soltanto l'attacco speciale, che però fa comunque. Vampata è una mossa di tipo fuoco che infligge un duro colpo all'avversario ma riduce drasticamente appunto l'attacco speciale del Pokémon che la usa. Non è molto adatta a lotte prolungate, però è buona nel competitive. Ok. Allora, per uscire dalla palestra basterà saltare queste... Non sono nemmeno staccionate, ma diciamo che sono dei gradini o quello che è, insomma. Saltateli ed uscite fuori dalla palestra. Ad un certo punto arriverà Vera. Ehi, che succede? Dark, per fortuna stai bene. L'ultima volta che ci siamo visti stavi lottando con quei tizi del team qualcosa. Lei è quella che non lo ricorda mai. Ero un po' in pensiero per te. Cosa? Dopo quella volta che li hai affrontati di nuovo, hai vinto pure? E hai pure vinto? Tipo li ho girati. Lo sapevo, Dark, tu e la tua squadra siete straordinari. Devo ammettere che ti ammiro molto. Quindi quella roccia scintillante è il meteorite che hai recuperato, vero? Esatto, Vera. Ah, ma prima che me lo dimentichi, volevo darti questi. Ragazzi, otteniamo gli occhialoni, che ci serviranno insomma ad andare verso il deserto, cosa che faremo nella prossima parte. Dunque, con questi occhialoni non avrai problemi ad attraversare il deserto nel percorso 111. Proprio così. Oh, ma quella è la medaglia della capopalestra di Cuor di Lava. Anche tu hai sconfitto Fiammetta, quindi stai allenando bene i tuoi Pokémon. Bene, allora adesso dovrai sfidare tuo padre Norman alla palestra di Petalipoli. A proposito, anch'io devo andare alla palestra di Petalipoli. Ci andiamo insieme, Dark? Che ne dici? Fermi tutti. Per chi volesse esplorare il deserto del percorso 111, ovvero quello dopo Cuor di Lava, perché sì, ce n'è soltanto uno, insomma, basterà non dire di sì a Vera, perché se direte automaticamente di sì, vi teletrasporterà a Petalipoli per andare a sfidare Norman, cosa che momentaneamente io non dovrei fare perché nella prossima parte sento il bisogno di andarvi a fare vedere il deserto e quindi c'è soltanto quello. No, non voglio andare a Petalipoli. Va bene, io mi trattengo un po' qui a Cuor di Lava. Se ti viene voglia di andarci insieme, torna pure a dirmelo. Esatto. Allora, adesso non dovrebbe accadere altro. Vediamo un po'. No. Va bene, io mi trattengo un po' qui a Cuor di Lava. Se ti viene voglia, sì, mi dice sempre la stessa cosa, insomma. Allora, io dovrei anche avere forza. Dovrei avere forza. Sì, ho forza. Che farò apprendere a Linoon. MN che mi servirà parecchio per mostrarvi un piccolo extra nella prossima parte. Quindi la mossa che toglierò sarà Turbo Sabbia. Dai. Ok ragazzi, prossima cosa, centro Pokémon di Cuor di Lava. Sì, dobbiamo assolutamente curarci perché sto parecchio male. Ok. Diciamo che sì, abbiamo conquistato la nostra quarta medaglia della regione di Hoenn. Quindi nella prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha ci aspetterà il deserto del percorso 111, come vi ho proprio detto. E nulla, vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace a questa parte se vi è piaciuta, di commentare sotto dicendomi la vostra sull'episodio o qualsivoglia, di ogni cosa, di ogni piccolo momento che avete visto di questo video.
se vi è piaciuto, magari un consiglio sulla lotta, su tutto, insomma. E vi ricordo anche di passare su pokemontimes.it spulciando nella descrizione dei miei video, troverete anche i social network. Quindi, nulla, Dark vi saluta e ci si becca con la prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha, non mancate! Ciao a tutti!